rullalè, rullè, rullè, rullà, su Calabrise chi ci bozzuta. Cori Calabrisi, vi offerto da Fontana Gardens, la sala banchetti perfetta per festeggiare i maggiori eventi della vostra vita. E palati, e palati. Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti dallo studio di Radio Chin 1540 AM direttamente dal cuore della piccola Italia di Toronto. Come ogni mercoledì ormai da 7 mesi diamo inizio a Cori Calabresi, la trasmissione radiofonica per i calabresi del Nord America e non solo i calabresi, anzi saluto tutti quelli che pur non avendo nulla a che fare con la Calabria gradiscono il programma e puntualmente si mettono all'ascolto. Iniziamo in allegria con un caro amico musicista e cantante di Toronto, si tratta di Claudio Santaluce, che nel suo ultimo CD si è cimentato in una bella tarantella calabrese con il suo organetto, e quindi lo salutiamo. Ciao Claudio, voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla festa di San Valentino che abbiamo organizzato insieme a Phil di Fontana Gardens. Una festa organizzata in fretta ma che è risultato un pari con i fiocchi, ragazzi. Grazie a Cinzia che ha portato in sala mezza Toronto, grazie a Vittoria Zappia, a Donato, a Tony Esposito che ha portato tutti i napoletani di Toronto, insomma grazie a tutti, e ci siamo divertiti davvero tanto in questa festa. Anzi, tutti mi chiedevano quando è la prossima. La prossima sarà il 19 di marzo e festeggeremo San Giuseppe, San Giuseppina, quindi invitiamo tutti Giuseppe e le Giuseppine alla festa, invitiamo tutti, sarà una bella festa veramente con qualche ospite musicale, a parte ovviamente me e la mia band. Ringrazio i ragazzi italiani che hanno fatto veramente una grande job e che sarebbero poi mio fratello e Johnny Sax. La prossima volta avremo anche il fisarmonicista, il nostro bravo Gian Morabito. E allora ringrazio poi una bella ragazza che si chiama Graziella e che ha una shop proprio su Stills, si chiama Royal Bridal, quindi se dovete comprare qualche bomboniera, degli abiti da sposa, qua hanno tutto quello che serve a quelli che si sposano, beate voi che vi sposate. Ed era la festa dell'amore, San Valentino. Silvano, tu hai festeggiato pure. Giova, tu che sei fatto per San Valentino? Hai portato tua moglie fuori? Niente, ma disgraziato, per risparmiare quei 100 pezzi, io non lo so questo qua, E allora che facciamo? La puntata di oggi vi volevo dire che la dedichiamo a un animale. Dite voi, un animale, ma come? Sì, infatti il 17 febbraio di ogni anno in tutta Italia viene celebrata la festa nazionale del gatto, con iniziative artistiche di solidarietà a favore di questi animali domestici amatissimi. La ricorrenza è nata nel 1990 quando una giornalista gattofila, Claudia Angeletti, attraverso un referendum ha scelto insieme ai lettori della rivista Tutto Gatto una giornata da dedicare a questi dolci animali domestici. Se è la giornata del gatto in Italia, la facciamo diventare la giornata del gatto anche qui a Toronto e dedichiamo una bella canzone, ne mettiamo due in questo programma dedicate ai gatti. Una l'ho scritta io e l'ho dedicata a una bella signora dagli occhi verdi come i gatti, infatti la canzone si chiama A Gattina, Vince De Rosa. Mush 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 mush. Mush mush mush. Miau miau. Miau miau miau, mannaia sta gattina, lo cori mi spaccao. Miau miau, miau miau miau, ma guarda sta gattina, come mi innamorao. Miau, 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 mannaia
sta gattina, lo cori mi spaccao. E fuoco! A gattina di Vince Rosa, questa è una canzone che mi chiedono sempre ogni festa che facciamo, ogni festa che facciamo fuori e andiamo con la band a suonare, ogni festa che facciamo dentro un pari, questa è la canzone che mi chiedono sempre. Allora, ovviamente oggi che è la giornata del gatto, come non potevamo non suonarla. E vi voglio dare una bella notizia sulla Calabria, ovviamente la nostra regione magnifica, straordinaria. Hanno scoperto l'oro verde. Voi dite, vabbè, c'è l'oro nero che sarebbe il petrolio, poi l'oro propriamente detto, l'oro giallo, l'oro bianco. Noi abbiamo, signori, in Calabria l'oro verde, sarebbe il bergamotto, che fa bene al cuore, consente di tenere il colesterolo sotto controllo, è disinfettante naturale ed aiuta le vie respiratorie. È storicamente noto per essere il prodotto base per la cosmesi della grande industria italiana e francese ed è aromatizzante straordinario per l'arte dolciaria più raffinata. Adesso lo segnalano come frutto dalle straordinarie capacità curative. Il 90% della produzione italiana avviene in quel fazzoletto di terra che va da Villa San Giovanni a Siderno Marina. Se ne producono 200.000 chili all'anno, quindi recentemente hanno scoperto che una spremuta di bergamotto può tenere sotto controllo il colesterolo e quindi evitare tanti farmaci che hanno molti effetti collaterali. Si è scoperto che può essere usato anche come antidepressivo, quindi noi abbiamo l'oro verde in Calabria, non ce ne rendiamo neanche conto, andiamo a trovare altre cose, a mettere industrie. Questa sarebbe proprio la via da seguire per far rinascere l'economia calabrese, soprattutto l'economia della provincia di Reggio Calabria, che ultimamente dal 2008 in poi è veramente in una crisi pazzesca. Quindi ci dovremmo ritornare alla campagna, ritornare all'agricoltura e soprattutto a coltivare il bergamotto, che trova le sue condizioni ideali proprio in quel fazzoletto di terra, come ho detto, che va da Villa San Giovanni fino a Siderno, dalle parti nostre. Io vengo proprio da Siderno Marina, nella Locride. Bene, e adesso andiamo a vedere cosa succede in Calabria con le notizie direttamente dalla RAI di Cosenza. Fontana Gardens è la sala banchetti perfetta per festeggiare i maggiori eventi della vostra vita, come matrimoni, feste private, anniversari, addio al celibato, compleanni e tanto altro. Che siate in tanti o in pochi intimi, sarete tutti serviti al meglio. Disponibile anche servizio catering. Chiamate 905-669-6141 o visitate fontanagardens.com. ATA, Tax Accounting Professional Inc., offre servizi personali e corporate taxes, risolve ogni tipo di controversia con la Canadian Revenue Agency ed inoltre offre servizi di contabilità ed income taxes. Affidatevi a ATA, sarete in buone mani. Chiamate il 416-785-4548 o visitate il sito itatax.ca. Dove hai detto che vai? A Palermo? No! Allora a Salerno! Ma sei sordo? Ho detto Siderno! Siderno Quality Meats! Lo dice il nome! Qualità e prezzi bassi! E tantissime offerte strepitose sui prodotti locali e non a prezzi veramente eccezionali! Siderno Quality Meats! Al 2354 Major McKenzie fra Jane e Kiel! Buongiorno, sono Aurelio Acquaviva, presidente dello studio consulente legale dell'agenzia di viaggi e della Marina Travel Agency. Per Canada Pension Plan Disability, Compensation Board, per procure speciali generali, pratiche di successione o succapione, buoni postali fruttiferi, testamenti, Paolo Fattoni, chiamata Aurelio Acquaviva a 905-856-7937, nuovo indirizzo 5109 Stills Avenue West. Per prenotazione di viaggi in qualsiasi destinazione, chiamate la Marina Travel Agency licenza numero 416-425-3466. TGR, giornale radio della Calabria.
Eletti i vertici della commissione riforme del Consiglio regionale, tra i primi appuntamenti il riordino degli enti e la legge elettorale. Giuseppe Giglio, tra i principali imputati al processo Emilia, ha deciso di svelare i legami della cosca Grande Aracri di Curtolo nel Cotonese con i colletti bianchi. Intimidazione al presidente del parco da Spromonte Bombino, ignoti hanno lasciato una testa mozzata di capretto sul cofano dell'auto. Fattoria aperta in Sila compie 10 anni e il Parco Nazionale della Sila guida la classifica dei parchi più conosciuti, secondo una ricerca presentata alla BIT di Milano. Sono in tanti a temere per le rivelazioni di Giuseppe Giglio. Tra i principali imputati nel processo Emilia, il ministro delle infrastrutture, come viene definito e soprannominato l'esponente del clan Grande Aracri di Cutro, ha deciso di collaborare impegnandosi a dire tutto quello che sa e a svelare i legami della cosca con il mondo della politica, della finanza e dell'imprenditoria. Da Bologna il servizio è di Luca Ponzi. Non ce l'ha fatta. Dalla passerella in Ferrari per le strade di Reggio Emilia a una cella del carcere di Spoleto in regime di 41 bis, il salto è troppo netto. Pino Giglio, l'imprenditore più importante della cosca Grande Aracri, ha deciso di collaborare con la giustizia. I suoi parenti sarebbero già sotto protezione. D'altronde la prospettiva era di restare in carcere a lungo. Per lui il pubblico ministero Marco Mescolini ha chiesto una condanna a 20 anni. Lo considera uno dei promotori dell'andrangheta emiliana. Imprenditore capace e mafioso dedito al riciclaggio non solo per i Grande Aracri ma anche per gli Arena di Isola Caporizzuto, clan molto legato a Nicolino Mano di Gomma. Aveva messo in piedi una 20ina di società in cui confluivano i soldi delle cosche e di soldi Giglio ne ha sempre mossi molti. Il pentito Angelo Salvatore Cortese lo aveva definito il bancomat delle cosche. Chi era in difficoltà saliva da Pino e chiedeva. Tanto che per un certo periodo gli stessi investigatori erano rimasti indecisi tra il suo ruolo di vittima e quello invece di mente. Ma proprio per il suo alto livello imprenditoriale e per essere inserito a pieno titolo nella Reggio che conta, la collaborazione di Giuseppe Giglio potrebbe aprire squarci impensabili, soprattutto per far emergere quella rete di complicità tutte emiliane che hanno consentito all'andrangheta stracciona di Cutro di diventare così potente. Fontana Primavera Event Center è il posto perfetto dove festeggiare i maggiori eventi della vostra vita come matrimoni, feste private, anniversari, addii al celibato, compleanni e tanto altro. Che siate in tanti o in pochi intimi, sarete tutti serviti al meglio. Disponibile anche servizio catering. Chiamate 905-265-8100 o visitate la primavera.ca. Questa settimana la famiglia Cataldi vi propone queste offerte. Olio extravergine d'oliva bel gusto, 3,88 la bottiglia. Fettine di vitello sirloin tips, 7,99 la libra. Costolette di maiale pork rib and chops, 2,99 la libra. Prosciutti di maiale, 1,19 la libra. Carciofi grandi, 1,19 la libra. Mandarini con foglia dalla Spagna, 1,99 la libra. Asparagi dal Messico, 2,99 la libra. E formaggio asiago con buccia nera importato, 9,99 la libra. Cataldi Fresh Market, nella Market Lane in Woodbridge, dove la tradizione continua. E io vi vorrei invitare a visitare i nostri patrocinatori, i patrocinatori di questo programma calabrese che ci aiutano a portarlo avanti ogni settimana per questa mezz'oretta dalle 10 alle 10 e mezza. Abbiamo già ascoltato Cataldi, andate da Tony e vi farà un bel espresso, dovete andare a nome mio però, dite, ci manda Vince De Rosa, ha detto che ci fa un bel caffè e allora faccelo, e se non c'è lui c'è Domenico suo fratello, se non c'è Domenico salutiamo pure il papà Franco, li conosco da tanti anni, sono bravissimi e hanno una scelta incredibile in questo supermercato. Poi abbiamo ascoltato anche il nostro Don Aurelio, Don Aurelio Acquaviva, lo studio legale, vi voglio ricordare che ha cambiato sede ormai da un anno e mezzo, però c'è qualcuno che magari ancora lo va a trovare alla vecchia sede e vi voglio ricordare che lui è al 4801 Steels Avenue West. Se lo volete chiamare per risolvere i vostri problemi legali oppure per ottenere soldi dalla Compensation Board, perché lui è specializzato proprio in questo, 416 425 3466. Poi abbiamo il Primavera, come dicevo prima, Primavera Convention Center, oppure il Fontana Gardens, che sono dello stesso padrone. Li salutiamo tantissimi perché sono il major sponsor di questa trasmissione. Abbiamo fatto una festa bellissima di San Valentino là e tutto è andato veramente alla perfezione, sia la
diciamo la cena, che è andata proprio deliziosa, e poi l'intrattenimento, il servizio, tutto bello. E salutiamo quindi Phil di Primavera Convention Center. Se volete chiamarli per i vostri bisogni, se dovete fare per esempio un matrimonio o una la cresima della bambina oppure la comunione, 905 265 8100. Poi abbiamo Siderno Meat del nostro bravissimo Renato Stalteri, che lo salutiamo, starà lavorando come sempre lui, e nella travel parleremo poi più tardi nella travel. Comunque, se avete bisogno di viaggiare, chiamate Marina del Sordo a Stony Creek, il numero è 1-877-728-8402. Adesso vi volevo parlare delle nostre squadre calabresi, quindi parleremo un attimino di sport per poi passare alla prossima canzone. E in Serie B c'è un testa a testa in cima alla classifica proprio tra il Crotone ed il Cagliari. Il Crotone che ci sta dando delle soddisfazioni immense quest'anno, veramente l'unica squadra calabrese che sta andando veramente alla grande. Per adesso il Cagliari è al primo posto con 58 punti, lo segue però il Crotone a 55. In Lega Pro nel girone C troviamo due squadre calabresi, il Cosenza al quinto posto ed poi a metà classifica abbiamo il Catanzaro. Infine in Serie D nel girone I notiamo la Regina, che ora si chiama semplicemente Reggio Calabria, infatti ha cambiato nome da qualche mese, non è più Regina, si chiama Reggio Calabria, ha fatto passi da gigante veramente dall'inizio della stagione, si trova oggi al quarto posto, e poi abbiamo al sesto la Vibonese, poi agli ultimi posti purtroppo della classifica la Palmese, il Roccella, il Rende e la Vigor Lamezia di Toni Cataldi, che sicuramente quest'anno scenderà. Bene, adesso andiamo ad ascoltare un'altra bella canzone calabrese in lingua crotonese, una delle poche canzoni crotonese che sono riuscito a trovare su internet, ce la canta Paolo Aloe e la canzone si chiama Agatta Ara Finestra. Era figli con Mari Maria, che nati chi culo e chi mi capiva, pure matti se non diceva, che nati chi culo per figlia Lucia. Era figli con Mari Maria, che nati chi culo e chi mi capiva, pure mamma se non diceva, che nati chi culo per figlia Lucia. Pure mamma se non diceva, che nati chi culo per figlia Lucia.
Ed eccoci qua, che bella canzone, bella allegra, Gatta alla finestra, mi dicono che è una canzone tradizionale di quella zona là, tra il crotonese e il cosentino. Bene, e a questo punto il nostro Gian in regia, che noi ringraziamo perché fa un lavoro veramente straordinario, Gian Ventresca, e ci fa ascoltare la musichetta che ci introduce alle feste della nostra comunità, non solo calabrese, non solo calabrese. E dobbiamo dire che abbiamo passato veramente un periodo eccezionale a Panama, in questo splendido resort che si chiama Royal Decameron. Veramente questa è l'ultima settimana adesso, quindi lunedì prossimo ritorneranno tutti quelli che sono in questo momento in questo grande bellissimo resort al sole, non come qua da noi, che stanotte, ragazzi, vedete, dovete mettere una coperta in più, si arriva a meno 15, e quindi mettete una coperta in più, alzate un pochettino, un grado magari due alla fornace, quindi le case devono essere un po' più riscaldate, meno 15, mamma mia. Allora, vediamo un po', c'è il dinner dance annuale dell'associazione della festa Mount Carmel della chiesa Holy Angels di Etobicoke. Si terrà a Treport Banquet Hall il 5 di marzo. Per informazioni, Michelina o Gian Giannini al 905 270 7681. Vi voglio ricordare che sarò io con voi per divertirci insieme quella sera, vi farò sia da DJ sia da musica dal vivo. Bene, dato che ci siamo dimenticati, adesso Gian mi dice, ma la domanda di oggi è semplicissima, ragazzi, se volete rispondere già incominciate a prenotarvi al 416 870 1540. Allora, la domanda di oggi: noi abbiamo dedicato il programma di oggi a un animale che forse voi avete in casa pure, e mi dovete dire di quale animale si tratta. È la giornata nazionale, infatti, in Italia di questo animale, quindi ditemi qual è l'animale che io ho menzionato all'inizio della trasmissione e al quale abbiamo dedicato proprio la trasmissione intera. E c'è John che prende le vostre telefonate. Intanto noi parliamo di una agenzia di viaggi che sponsorizza questo nostro programma ormai da quattro mesi. Dobbiamo ringraziare infatti la bella Marina, che a quest'ora si starà divertendo tantissimo al Royal Decameron. Infatti è andata lei con il gruppo suo, che ha portato personalmente, a passarsi un paio di settimane proprio lì a Panama, dove sono stato pure io. Mamma mia, Marie, sicuramente ti starai divertendo, e vediamo quando ritorni. Comunque, se voi volete chiamare la sua agenzia, non vi dovete preoccupare, perché c'è la figlia che gestisce il tutto. Quindi, se volete chiamare Nella Travel per tutti i vostri bisogni di viaggi, ecco qua il numero, ve lo do subito: 1-877-728-8402. Lo ripeto, Nella Travel, per andare in tutti i posti del mondo, perché fanno biglietti per qualunque parte del mondo, e addirittura lei sta organizzando una bella gita alle Porte Sante che inizierà proprio a maggio. Quindi, ragazzi, prenotatevi, perché vi porterà veramente in Europa, in Francia, in Spagna, in Portogallo, a visitare queste Porte Sante che il nostro Papa Francesco ha aperto già da tre mesi. E non solo, ovviamente si visiteranno quindi i monasteri, le chiese, ma si visiterà pure la città, quindi se si andrà in Francia, che non so, si visiterà la città di Parigi, e poi in Portogallo Lisbona, per esempio, e in Spagna tante altre belle città, accompagnate direttamente da Marina del Sordo Nella Travel. Allora, vi do di nuovo il numero di telefono, perché qualcuno mi dice, ma vice, tu gli dici così in fretta, non capisco, non abbiamo manco tempo, mi pigliamo sti numeri. Eccolo qua: 1-877-728-8402. 1-877-728-8402. E per la festa di San Giuseppe, come dicevo prima, che adesso hanno chiamato un sacco di gente già domandandomi, ma dov'è che la fate, vogliamo partecipare? Sì, ve lo dico subito: noi la facciamo stavolta a primavera. L'abbiamo fatta quella di San Valentino a Fontana Gardens, adesso proviamo l'altra sala che sponsorizza anche la nostra trasmissione, si chiama Primavera, e il prezzo è un prezzo proprio accessibilissimo, $65, cena, open bar e poi tanti ospiti musicali. Vedrete, vi faremo una sorpresa incredibile. E penso che abbiamo un vincitore o una vincitrice. Giova,
Domenico, si chiama come mio padre e come mio figlio. Allora, Giova, cacciami la musica e sentiamo a Domenico. Compare Mico. Compare Mico, sono bello, buongiorno, come amo. Mamma mia, che bello accento calabrese, manchi i cani. Com'è, tutto bene, Vincenzo? Tutto a posto, Domenico, sì. Ma tu mi pare che ti conosci la voce? Così mi sembra che mi conosci, no? Non mi dire che sei compare Mico. Ma qui è. Oddio, come. Dammi, va bene, Vincenzo. Dammi il cognome. Petrolo. A cosa fina. Ecco la grande. Compare Mico, certo. Di mancasta questa festa di San Valentino. Di no, sta questo Vincenzo che tu dici che ero occupato con la festa, mettiamo tu suo nome a Clate, che sono in volo con loro, io capisci? Non vi pigliate impegni per la festa di San Giuseppe. No, tu lo sai, il 19 marzo sarò con te là, tu mi sai come te l'ho detto. Te sai. Senti, ma la risposta qual era sta domanda di oggi? Gatti, no, cani. Mogliere, ma Antonietta disse, chiama che c'è sto gatto, pure poi mi salutiamo a Vincenzo, dice no. Ma tu, amico, un gatto tieni tu o no? No, aspetta che mogliere mi sta allergico con un gatto. Ah, sta allergico con pila allora. C'è un altro gatto, sì, ma che io no. E va bene, ci siamo. Pilu. E manchi cane. Senti. Allora, diciamo da dove vieni tu, così possiamo salutare tutti i tuoi paesani. Sono di Sant'Onofrio, ecco. Provincia di Vibo Valentia, e saluto prima base la mia famiglia, mio figlio, con i nipoti, e sono tutti i paesani, tutti gli italiani, tutti i calabresi, tutti. Un saluto a te Vincenzo e la Cina. Ti ringrazio Domenico, io saluto tua moglie perché so che lei, la sto sentendo che sta miagolando in sottofondo, so che lei ascolta questo programma praticamente puntualmente ogni mercoledì, siete una grande famiglia veramente e vi avete sempre, avrete sempre la mia amicizia. Ciao Meco. Ciao, tanto bene con Vincenzo. Grazie. Più presto possibile. Senz'altro. Tanti saluti e abbraccioni. Ciao. E adesso l'ultima canzone, Giovanni. Andiamo con l'ultima canzone. Suonala e cantala. Ed è cantata proprio da questo gruppo che noi abbiamo ascoltato dal vivo proprio qui a Toronto. Si chiamano Sabaton Quartet. Li salutiamo perché sono grandi amici. Suonala e cantala alla Calabrisi. Ciao a tutti da Vince De Rosa, ragazzi. Calabrisi vi è stato presentato da Fontana Primavera Event Center.